Sono stati gli uomini dello SCO, del Servizio Centrale Operativo, assieme agli uomini della squadra mobile di Catania e di Siracusa, che hanno fatto scattare le manette per il super latitante Sebastiano Brunno che si trovava a Malta. Le indagini sono state condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ed hanno portato all'arresto nell'isola di Sebastiano Brunno, 56enne, che è conosciuto come Neddu Acrapa, latitante. Il soggetto infatti era ricercato dal marzo del 2009 ed era stato inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi. Era stato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 6 marzo del 2009 dalla Procura Generale della Repubblica di Catania, ufficio esecuzioni penali. Deve espiare la pena dell'ergastolo per associazione per delinquere di stampo mafioso ed omicidio di Nicolò Agnello, avvenuto nel 1992 a Lentini, nell'ambito della faida tra le cosche antagoniste Nardo e Di Salvo. I poliziotti italiani, in collaborazione con la polizia maltese, dopo aver localizzato l'abitazione utilizzata da Sebastiano Brunno, ubicata nella zona in prossimità di La Valletta, hanno fermato il ricercato in strada. Il latitante ha esibito una carta d'identità di un uomo palermitano di 49 anni. Sebastiano Brunno è ritenuto reggente dell'organizzazione Nardo, operante nel comprensorio settentrionale della provincia di Siracusa, con interessi anche nel comune di Catania, di Scordia ed altro ancora, storicamente legato alla famiglia di Cosa Nostra catanese, Ercolano. I particolari dell'operazione, che sono ancora in corso in quanto si attende che vengano regolarizzate le questioni sull'estradizione del catturato, sono ancora in svolgimento. I particolari sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la questura di Catania. Brunno è stato rintracciato a 17 km da Valletta. Il ricercato era stabilito al secondo piano di una palazzina di 3 piani. L'appartamento era dotato di tutti i comfort, si presentava in discrete condizioni di pulizia.